non sono nato a Roma, sono nato in Atene, appunto ho fatto quel piccolo viaggio antico a venire a Roma. L'Italia per me era allora un segno positivo verso un dialogo molto più vasto. La mia generazione è quella che ha visto la reale internazionalità, senza però abbandonare il sogno italiano. L'uscita del quadro ha offerto una grandissima possibilità, che poi si allontanava sempre da quel periodo che volevano il ritorno all'ordine. Sembra solamente una libertà formale, ma in realtà è una libertà esistenziale. L'uscita del quadro nasce come tentativo, non di fuga, ma di maturazione di allora. Mentre il mondo fuori prendeva un'altra via, noi rimaniamo giustamente ancorati nelle visioni umanistiche. Siamo anche un po' pagani, ecco. Questa generazione ha avuto un istinto teatrale, ma il teatro vuol dire moltissimo, vuol dire visione così drammaturgica, dunque umanistica. Il teatro è anche questo e diventa anche pittura. L'artista ha altre pretese e anche dei silenzi da interpretare. È anche una vita diversa, diciamo, non melancolica, ma è una vita, ecco, di ragionamenti silenziosi.